Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore, Uomo di Aran di Flaherty, 9 tempi, ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale. Per tornare su Cinemarte, allora questa occasione ci è molto gradita per dare il via ad una nuova rubrica, il grande cinema cotto e mangiato. Gennaio 1905. La Russia è sull'orlo della rivoluzione. Le pessime condizioni in cui sono tenuti spingono i marinai della corazzata Potemkin ad ammutinarsi. A Odessa, dove la nave attracca, la popolazione è solidale con l'equipaggio ribelle. Quando le truppe zariste sparano sulla folla, la corazzata risponde al fuoco. La flotta, che ha l'ordine di affondarla, disobbedisce. La bandiera rossa continua a sventolare sull'albero del Potemkin. Chiedersi cosa sia la corazzata Potemkin oggi è inutile, fuorviante. Il film è un'opera del 25 commissionata per commemorare il ventennale della rivolta del gennaio 1905. La questione dunque è cosa fosse la corazzata Potemkin nel 1925. Prima ancora che un film, la Potemkin è un'idea. Il governo lo ha in mente come opera celebrativa e come tale di propaganda. Ma ciò che ne risulta va ampiamente al di là del mero fine propagandistico, fatta salva l'ideologia rivoluzionaria. Nel momento in cui prende vita la corazzata Potemkin, si rivela un'opera sublime di montaggio più che di regia. Nei 5 atti della tragedia si stagliano giganti uno di fronte all'altro, i 2 soli protagonisti del film, la corazzata e la scalinata. 2 volte Eisenstein gioca con le inquadrature, facendo apparire e scomparire le persone. Mentre la folla si materializza, i marinai svaniscono nel nulla, la scala e la nave rimangono. Nelle frequenti inquadrature del ponte o dello scafo della corazzata, risalta la metallica rigidità del gigante del mare. Di contro, scavata nella terraferma, la scalinata di Odessa, ancora prima di pullulare di persone, si afferma espressione d'un movimento verticale splendidamente sfruttato nel 4° atto. Gli attori spariscono, relegati da 2 simboli della rivoluzione ad elemento extrafilmico. Nei movimenti di pathos più alto, l'inquadratura dei pugni che si serrano, mentre la folla si scalda e la sparatoria sulla scalinata, nei loro gesti, nell'espressione dei volti, è più forte l'idea di propaganda che quella di rivoluzione. L'opera sarebbe compiuta, ma la successiva aggiunta della musica, che nulla aggiunge al film, ma vi si fonde mirabilmente, non può essere omessa. Ciò che vedo qui è un manifesto di regia e di montaggio incredibile, che getta le sue radici su un'idea prima propagandistica, come dicevamo, e cronachistica, poi artistica nelle mani di un genio come Eisenstein. Infine diventa storia nel cinema, una volta preso atto del lavoro materiale ed intellettuale che la compone, del messaggio che porta e della forza delle immagini che ancora oggi non lasciano per nulla indifferenti. Cito in particolare le 3 statue dei leoni, il cui vero significato può talvolta sfuggire ad una prima visione, senza però rovinare l'impatto che creano sullo spettatore. 1925, ragazzi, memorabile.